appena ruffate. Ciao a tutti, bentornati appena ruffate, evviva, siamo tornati di nuovo e oggi abbiamo una puntata meravigliosa tutta per voi. Appena ruffate, il programma che vanta il minor numero di tentative, fanculo. Sto serio. Appena ruffate, il programma che vanta il minor numero di imitazioni. Ah, grande, ce l'hai fatta. Ci siamo. Allora, Lauro, dai, raccontaci di cosa parliamo oggi. Ah, giusto, bravi. Davide si pone il problema di: ma come si passa dall'idea allo scrivere la storia di un romanzo? Nesler ci porta degli spuntini spuntatosi veramente incredibili. Mi ha detto che questa volta sono particolarmente gustosi, è così? Certo che è così, non direi mai nient'altro di diverso. E infine io vi porto il manuale di sceneggiatura di Blake Snyder, Save the Cat. Finalmente, bravo. Di cui tra l'altro abbiamo parlato con Sara Simoni nella puntata scorsa a Strani Mondi. Allora ragazzi, quindi stasera dimmi un po' qual è il tema di stasera. Lauro, ripeti un attimo, perché stavo scherzando, no, ovviamente so perfettamente di quello di cui andremo a parlare. Possiamo fare un po' di lamp shading, come si dice in gergo tecnico, sulla testa di Tullio. Lamp shading. Come mai sei senza cuffie? Causa la... problematiche tecniche. Problema tecnico dell'ultimo secondo. Siccome i miei compagni di avventura qua cominciavano già ad alterarsi, allora ho detto, per evitare che mezz'ora lì di Tullio continuava a attaccare e staccare lo stesso cavo, no? E schiacciare lo stesso bottone per vedere se funzionava. E intanto io e Nesler ci divertivamo a prenderlo in giro e far finta di parlare, muovendo la bocca, ridendo, facendo... E volevamo vedere se lui diceva: ragazzi, non vi sento più. E invece zero, non gliene fregava niente. Ho subito il bullismo di Penne Arruffate, che non lo consiglio a nessuno, perché è veramente qui, è come una bullismo casella, spietato. Guarda. Noi ridiamo, scherziamo, ma qui se non fai attenzione ti arriva un proiettile, quindi occhio, ragazzi. Che scemo. Penone, dai, allora affrontiamo l'argomento. Ci siamo chiesti, in occasione della stesura dei nostri romanzi, come riuscire a proficuamente a convertire un'idea forte in una storia. Vorrei chiedere alla regia di mostrare questa immagine. Lo vedete, questo signore col ditino alzato? Guardate questo dito tutto intorcigliato, ecco. Chi è questo signore? Parliamo prima del dito, poi parliamo di lui. Okay. Questo è il dito più creativo della storia della letteratura moderna. Io che non sono stupido, sto guardando la luna che indica quel dito, non sto guardando il dito, giustamente. Questo è sicuramente uno degli scrittori più prolifici della storia della letteratura moderna, nonché uno, diciamo, degli autori che finirà per leggere anche il buon Lauro, se vuole raggiungere il suo obiettivo di Goodreads, che è appunto Robert Stein, autore di Piccoli Brividi. Finalmente lo conosciamo, perché insomma Piccoli Brividi, chi non li conosce? Ha scritto più di 330 libri, centinaia di milioni di libri venduti in tutto il mondo, è lo scrittore più letto tra i ragazzini in età preadolescenziale, una vera autorità. Ha fatto tutto con solo quel dito là, per sua stessa missione scrive i suoi romanzi con un solo dito, digita le lettere sul computer con un solo ditino, l'indice sinistro. Incommiabile. Pensa quanto deve essere forte quel dito. Pensa se te lo appoggia così sullo sterno. Regge. Signore. Pam pam. Oh mio Dio. Pensa, regge pilastri interi. 8 kilo Newton. Puntuali sulla spalla. Quando devi fare il pacco, che gli dici: aspetta, mi puoi mettere il dito qua? E spacca tutti i regali. Scradra. Ma no, non dovevi chiederlo a Stein. Non lo sai che lui è il dito di Occhuto. Ma questo è un supereroe, non è che per scherzo ha fatto le 7 stelle dell'Orsa Maggiore sul petto del suo amico. Però quanta creatività ha da vendere, evidentemente, no? Posso dire una cosa, Davide, per andare un po' in controtendenza, visto che tanto io sono il polemico, poteva anche imparare. Ha scritto 300 libri, poteva studiare, ma lo so, prova a mettercele tutte ste dita, vedrai che pian pianino ognuno c'ha le sue manie, però intanto insomma ha raggiunto l'obiettivo. Naturalmente abbiamo bisogno di ottime idee, ma non basta per trasformare un'idea in un libro. Il rischio che si corre è quello di focalizzarsi troppo sull'high concept. La storia andrebbe declinata partendo dall'idea, ma non dovrebbe parlare dell'idea in sé per sé. Voi cosa ne pensate a questo proposito? Mi risulta che il buon Nesler era partito da un high concept molto interessante per il suo romanzo e poi ha dovuto rivederlo e passare ad altra questione. Magari ci può spiegare. A chi lo stai chiedendo? Scusa, sono qua. A te. Perché non ti rivolgi col tuo? A me lo ti rivolgi a Lauro dicendo che forse io posso spiegarvelo. Comunque... Ma perché sei... Per darti un tono, capito? Te lo spiego volentieri, perché come tutti gli scrittori amo tantissimo parlare dei miei progetti, miei libri. Allora, sostanzialmente io avevo un high concept, io mi sono innamorato di una miniera che c'era qua e volevo raccontare una storia ambientata in quella miniera nel Medioevo. Cercando che cosa poteva essere successo da queste
diverse parti nel Medioevo, ho trovato degli avvenimenti così interessanti che alla fine ho scritto l'intero romanzo, e anche piuttosto corposo, solo su quegli avvenimenti la miniera l'ho tolta. Sai che cosa vorrei aggiungere? Quando scriviamo una storia, la storia deve avere un'idea. Di solito si parte da o un'idea di una scena, o un'idea di un personaggio, o un'idea di base, no? Oppure anche dal tema. Magari tu dici, voglio scrivere una storia che parli dell'unione della famiglia, o del fatto che, ne so, di mamma ce n'è una sola. Una cosa così. E allora dal tema costruisci una storia che trasmetta quel tema. Oppure hai in mente una storia con un personaggio cattivo che sia così così così, e allora cerchi il tema in cui quel personaggio cattivo ci stia, no? Però l'idea, io mi ricordo, adesso dovete venirmi un po' in aiuto perché purtroppo non l'ho più trovata. La memoria vacilla. No, la memoria c'è, però ho cercato, però non l'ho trovata. E ricordo che Bukowski, parlando di idee, diceva che non devi andare a cercare l'idea, devi aspettarla, è l'idea che viene da te, non devi stare a impazzire per costruirla, perché non funziona così. Tu ti siedi comodo e aspetti che l'idea arrivi. Noi siamo lì spesso a spremerci, no? In realtà le idee migliori nascono dalla tua quotidianità, dalla tua vita, dalle cose che hai intorno, e poi da quell'idea devi tematizzarle. Va bene trovare l'idea giusta, l'idea brillante, quella originale che aggancia il lettore, però occhio, facciamo attenzione anche a tutto il resto. È nelle vicende del personaggio che si sviluppa il romanzo o la storia in generale. Esatto. Non tanto nei concept. Hai detto una grande verità: se bisogna raccontare una bella storia, non bisogna raccontare delle vicende, bisogna raccontare i personaggi. Bravissimo. Esatto. Grazie, grazie Nesler. Lo sai che i complimenti mi riempiono di gioia. Però non abbiamo sentito la testimonianza di Laura a questo proposito. Cosa dice il caro Laura? Nel manuale di sceneggiatura che volevo portare, porto questa, quindi faccio l'analogia con i film. Voy avete parlato di high concept, in realtà Blake Snyder considera un'altra cosa line concept e chiama logline quella che voi avete definito high concept. La logline sostanzialmente è di che cosa parla il film o il romanzo nel nostro caso, e dice praticamente che finché la logline non vi sembra solida, coerente e soprattutto convincente, evitate di cominciare a scrivere. Questo è il consiglio che dà agli sceneggiatori: cercare di ripensare la storia in modo che a un certo punto la logline sia qualcosa di convincente. Giusto per chi non è tanto avvezzo, vi faccio un paio di esempi che cita lui stesso. La logline di due film: un poliziotto arriva a Los Angeles per rivedere sua moglie dopo tanto tempo, ma il palazzo in cui lei lavora cade nelle mani dei terroristi, che è la logline di Die Hard. Bravissimo. L'altra, vediamo se questa qua la capite: un uomo d'affari si innamora di una prostituta ingaggiata per accompagnarlo durante il weekend. Pretty Woman. Pretty Woman. Bravissimi. Quindi vedete che con una logline corta, una frase essenziale, Blake Snyder segnala anche un paio di trucchetti per cercare di renderla accattivante, voi riuscite a dare il senso di tutto il film che poi andrete a sviluppare. Quindi mi aggancio a questo discorso perché, come diceva Nesler, bisogna essere pronti a buttare via le idee che si hanno se non convincono, ok? Bisogna rilavorarci sopra. Anch'io pianifico molto e cerco di portare avanti un metodo che molti chiamano generativo. Praticamente ti fai le domande e riesci da lì a costruire qualcosa di migliore da dove eri partito. Avere la folgorazione della buona idea o del dinosauro, come la chiama Francoforte. Che senso del dinosauro? Il dinosauro è quella idea, quella cosa gigantesca che tu ti trovi davanti, da cui assolutamente non puoi prescindere, perché non puoi ignorarla, no? Quindi quella idea gigantesca. Il tirannosauro. A tutti piacerebbe avere l'idea perfetta. Il problema è che, come dicevi giustamente tu, questo ti pone in una condizione di dover aspettare una sorta di coincidenza, un evento fortuito. E questo è difficile, secondo me. Quindi i peones come noi, che in realtà magari hanno solo l'abbozzo di un'idea. Io ho sentito alcuni autori che nelle interviste parlavano di immagini che si formavano nella mente, che ne so, di una caffetteria con una luce particolare, e da lì partivano per fare tutto. Ecco, chi ha questa idea di partenza, che ovviamente è troppo scarna e irrilevante, com'è che si fa ad arrivare? Allora dovremmo pensare di costruirla questa storia. E già che c'eravamo, mi sono messo lì mezz'oretta al computer a provare per portarvi un esempio, che mi dite se vi piace o se non vi piace. L'esempio da cui ero partito era quello, non so se vi ricordate dalla stagione scorsa, del benzinaio di Salò senza un dito. Che come dimenticarlo? Il mitico. Chissà dove avrà passato le vacanze. Esatto. Il nostro caro vecchio benzinaio di Salò, ci diciamo: caspita, che bella idea, ma come posso svilupparla? Proviamo a pensare. Partiamo da una tematica, ok? Diciamo, la tematica, parliamo dell'abbandono del luogo nativo. Va bene, una a caso. Il suo difetto fatale è che gli manca un dito, ricordiamo. Non riesce a usare il POS del banco. Ma... quello è l'handicap, attenzione. L'abbandono della propria terra, benissimo. Allora, in questo caso già sappiamo che Salò non può andare bene, perché come tutti sanno, Salò è ormai un crocevia di mondi
certo. Tu se vuoi andare da qualsiasi parte devi passare da solo, quindi Salò non può andare bene, o meglio potrebbe andare bene, ma e se noi lo ambientassimo in un paesino di montagna sperduto, se noi lo ambientassimo su un'isola, non migliorerebbe secondo voi il conflitto di questo personaggio, anche attaccato alla sua terra, ci ha passato anni, è anche un po' invecchiato, vedete come sta già cominciando a cambiare l'idea iniziale in qualcos'altro? Certo, ecco, magari un hawaiano, quindi... che vissuto in un posto bello e non un brutto posto, però, ad esempio, no. Infatti al fondo del personaggio quindi potrebbe essere o che vuole andarsene da questo luogo o che ci vuole restare, quindi potrebbe essere quello, e il fatal flaw del personaggio è qualcosa che l'ha sempre aiutato nella sua vita precedente, che magari in alcune situazioni gli ha tolto anche le castagne dal fuoco, ok? Certo. Il fatal flaw è qualcosa che prima funzionava e che adesso non funzionerà più nella storia. Facciamo che lui vuole rimanere per forza in questo posto, allora per la storia cercheremo di farlo uscire dalla comfort zone, ad esempio mettiamo che la sua pompa di benzina acquistata da una compagnia magnate petrolifera viene chiusa e lui è costretto a spostarsi in un'altra zona e quindi il suo fatal flow viene messo in serio pericolo. Mi vengono in mente idee buttate, che storia di merda. aspetta, quindi allora lui deve spostarsi, ma ovviamente è vecchio, la patente non l'ha mai fatta, anche se faceva benzina. Mi immagino il trailer: un'isola sperduta, un uomo che perde il lavoro, fine. Pensa a questo qua che deve fare la scuola guida, ma è vecchio, quindi sa che avrà difficoltà, non ha un dito, quindi anche il quiz a crocette, cioè farà fatica lui a farlo, no? Il che, benissimo, schiaccia il bottone per mettere le quattro frecce, non ce la faccio, non può chiedermi questo, dottore. E aumentando ancora il carico, già che ci siamo, diciamo, non so, la scuola guida è tenuta da un'insegnante donna di cui lui si innamora col tempo, quindi a un certo punto lui si troverà a dire: se passo il test della scuola guida andrò via e quindi non la vedrò più, se invece lo fallisco perderò il lavoro ma riuscirò a corteggiarla. Avete capito quante cose che si creano? Quindi arriviamo alla log line di questo nuovo bellissimo racconto. Sentite. E tutto questo mentre lui si sforza di ragionare, cerca di grattarsi la testa ma non ci riesce perché gli manca il dito. Sentite la logline: un vecchio benzinaio arcigno e senza un dito è costretto a rifare la patente e si innamora. Di lusso, Ho già voglia di leggerla sta storia. Sì. L'ho condivisa con voi e non ho paura che mi si rubi questa bellissima idea per due motivi. Perché? Che di solito tu hai paura sempre di queste cose, scusa. Questa non mi sembri neanche tu, perché è già stata fatta. Da Tom Hanks. I panni del benzinaio. Le motivazioni sono: una, perché aspetto che qualcuno la faccia così dopo gli faccio causa; due, perché vi ho appena dimostrato che in mezz'ora ho creato una storia partendo dal tema e lavorandoci sopra, e poi pian piano vengono le altre cose, quindi non spaventatevi, siate pronti a buttare via le vostre idee se vedete che per qualche motivo non ci azzeccano. Assolutamente sì. Adesso vi dico io una cosa che ti stupirà, perché io ho detto Tom Hanks, mica per niente. Se voi andate a vedere L'amore all'improvviso, presente, certo, che è scritto, certo, diretto e prodotto e interpretato da Tom Hanks, praticamente se l'è fatto da solo. E io mi immagino i cameraman, lui sai, col motorino, ma sì, col motorino, no? Mi immagino i cameraman, l'aiuto regia, i truccatori che guardano e dicono: fa cagare sta roba, non dirglielo se la ti licenza. Oh, sì, no. Com'è? Vi piace l'idea? Bella! Se non l'avete visto, guardate sto film, fa schifo. Cioè, si vede a che Tom Hanks... è piaciuto. Ma non dire cagate, non ci credo. E anche la Julia Roberts. Sì, sua amica. Però, purtroppo, nonostante questi due attori grossi, bravi, eccetera, eccetera, la storia è terribile. La logline potrebbe essere: un uomo perde il lavoro e si innamora. Vedi? E deve rifare l'università, se non sbaglio. Un uomo perde il lavoro e per rifare l'università si innamora. Quasi però come la tua, dire, Lauro. A difesa di Lauro, devo dire che la logline non è tutto, chiaramente. La logline è l'elemento germinale, poi ci devi mettere tutto un mondo dietro. È importante avere il coraggio di buttare le idee. Sebbene un'idea di per sé sia geniale, non è detto che sia la storia giusta per te. Se ci vuoi mettere il tuo messaggio personale, il tuo tema, l'abbinamento con un'idea che pur resta geniale, rischi di fare una porcheria. Io continuavo a sorridere, a ridacchiare, che non riesco più a essere serio adesso che sto pensando a L'amore all'improvviso. È una commedia romantica. Quelle cose che a me piacciono, ma avremo modo di parlarne. Guarda che quando sono fatte bene piacciono anche a me, no? Sì. Scoprirete quanto è profonda la tana del bianconiglio. L'amore all'improvviso. Bravo Tom, ottimo lavoro. È curioso di vedere come ognuno dica le stesse cose utilizzando terminologie diverse, creando una confusione.
spaventosa. Anche perché sono elementi abbastanza semplici da capire, sì, no? Sì. Di che cosa parla? E tu ti trovi, cioè, nel senso che parla, perché c'è un paese, una pompa di benzina, no? Però ti perdi. Per esempio, Truby, questa logline la chiama commercial pitch. Cioè, dicono la stessa cosa. High concept, commercial pitch, logline. Abbiamo tutti tanti nomi, ma per la stessa identica roba. Pitch editoriale. Potrebbe essere quella breve descrizione del film che si trova sotto le locandine dei film nei vari siti di streaming, no? Esatto. Quello che normalmente viene richiesto nel settore anche dell'editoria, ti dicono di cosa parla la tua storia. E tu dovresti averlo preparato, dovresti averlo pronto e poterglielo spiattellare in maniera efficiente, efficace. Però di solito, come dici tu, Andrea, si inizia: ah, praticamente c'è questo, no? Che è uno che è molto legato a sua madre. Ha questo ricordo di sua madre che affettava le patate, che lo chiamava Birillo. Praticamente si trova al bullying e gli viene in mente, capito? E praticamente inizia a raccontarla tutta e quell'altra persona vuole. Quindi una sequela di avverbi. Praticamente, e quindi, e poi, capito? Senti questa. Un noto speaker si ritrova a fare la puntata della sua vita, ma non gli funzionano le cuffie. Quindi dovrà mostrare la pelata. Ti piace? E si innamora. Davide, come va? Sei già innamorato? E si innamora di Viscusi. Ovviamente, quella bella barba curata, cioè, ragazzi. Esatto. Dai, vai Luca, raccontaci un po' dei tuoi spuntini. Ti racconto i miei spuntini. Come vi ho promesso tempo fa, avevo detto che avrei portato degli spuntini tratti da un premio strega. Io non vi dirò il titolo del libro e non vi dirò l'autore, anche perché devo portare rispetto a Lauro che si caga sotto. È così. Perché lui questo cazzo di premio strega lo vuole vincere, capito? E sa che se ne parla male qualcuno potrebbe... Ok, quindi Lauro, se vuoi puoi astenerti da tutto quello che verrà detto e fatto durante questa cosa. Non riderò. Abbiamo fatto firmare una liberatoria al buon Lauro che lo disimpegna da qualsiasi citazione. Esatto. Avete presente quando Neo in Matrix gli serrano la bocca, no? I tre agenti. Che sarò così. Ecco, non quindi ricordo. Lauro non dice niente. Adesso però io invito tutti e anche te, Andrea, a fare una riflessione, no? Quando adesso vi leggo questi spuntini, voi pensate sempre: il premio strega è un premio molto ambito e altolocato, ok, in Italia. Quindi se questo ha vinto il premio strega, vuol dire che c'è stata tutta una giuria. Allora, perché tutto può piacere a qualcuno, anche la merda, va bene? Sappiamo tutti che è stato fatto la merda d'autore, no? Un'opera d'arte in un museo, cioè tutto può piacere a qualcuno, e d'accordo. Però quando parliamo della maggioranza, se un'intera giuria ha deciso che questo doveva vincere, le domande sono due. Uno, funziona la democrazia? Attenzione, due, non è il periodo migliore per parlare di queste cose. Due, come cazzo erano gli altri che non hanno vinto? Andiamo a leggere, ok? Lo commenterò poco perché si commentano da soli. Scritto prima o dopo il 70? Tu mi interrompi, devo rispegnere perché ho paura che la gente legga. Dopo. È di qualche anno fa, fece molto scalpore, la gente era scandalizzata e quindi forse qualcuno di voi lo riconosce. Se volete scrivere sotto, meglio di no, perché sapete poi Lauro si spaventa. Non fatelo, se volete fare un dispetto. Ma tanto noi vi blocchiamo tutti. Ecco la nostra democrazia. Scrivete, vi blocchiamo. Vado, eh. Benché appena adolescente, nonostante nessun ragazzo ancora, aperta parentesi, ma su questo il geometra avrebbe scommesso non più di 300 biglietti da 100, chiusa parentesi, avesse inclinato un imene il cui valore a 16 anni Davida doveva essere abbastanza sveglia da saper moltiplicato dal giorno in cui non ci sarebbe stato più, se la sentiva cuocere nello spazio tra il sedile e se stessa. Bello, no? Cazzo di Andrea. Mi è piaciuto molto. È molto poetico, no? Capite? Guarda, angelo la camuccia, guarda. 300 biglietti da 100. 300 biglietti da 100. Non so se avete notato com'è tutto quanto è messo per complicare, no? 300 biglietti da 100. Allora sono 300 euro. Esatto. Sono tanti. Poi, non c'è neanche una virgola, ve lo rileggo. Avesse inclinato un imene il cui valore a 16 anni Davida doveva essere abbastanza sveglia da saper moltiplicato dal giorno in cui non ci sarebbe stato più. Se la sentiva cuocere nello spazio tra la sedia e se stessa. C'è questa subordinata. Allora, siccome sappiamo ho che... Ho sentito bene perché non vedo io. Ha incrinato un imene, ha detto. Sì. Praticamente, praticamente, benché appena adolescente, nonostante nessun ragazzo ancora avesse inclinato un imene, il cui valore a 16 anni Davida doveva essere abbastanza sveglia, sapere moltiplicato dal giorno in cui non ci sarebbe stato più...
se la sentiva cuocere. Ragazzi, io devo dire la verità, non ho capito niente di questo passaggio. Ma zero. Perché tu non sei tra quelli che ha dei fondamenti di algebra lineare e di logica aristotelica, perché se tu avessi queste basi di conoscenza, come richiede chi legge i Premi Strega, non avresti questi problemi. Lauro ne ha letti 5, quindi chiederei a lui che cosa significa. Questo qua non l'ho letto, in effetti. Guarda, purtroppo, forse il punto di vista è quello di un geometra. Ma andiamo avanti. Tra l'altro, questi spuntini non li ho presi direttamente dal libro, perché si trovano in internet a montagne. Non era molto oltre la trentina, ma non poteva avere meno di 25 anni a causa dell'intangibile rilasciamento dei tessuti che trasformava la sveltezza di certi adolescenti in qualcosa di perfetto. Quanti anni ha? Capito? Bravo. Allora, non era molto oltre la trentina, ma non poteva avere meno di 25 anni. Aspetta un attimo. Che cosa? Apri parentesi. Chiudi parentesi. No, ma devi avere, delle nozioni, devi avere delle nozioni di matematica. Assolutamente sì. Qua si rovescia tutto. L'inizio viene alla fine, la fine viene all'inizio. E poi questa cosa dei tessuti della rilasciatezza. Aspetta, mi è venuto in mente a proposito di inversione dei numeri, che oggi sulla lettura del Corriere della Sera ho trovato che un libro era una cosa divertente, chiaramente. Bravo. Ha scritto che un libro aveva pagine 19,609 euro. Un libro costosissimo per le pagine che ha. Laminate in platino, praticamente. Mannaggia. Tu scherzi? Tempo fa Emiliano Maramonte ci ha mandato un incipit di un personaggio dello di un personaggio dello spettacolo che ha deciso di scrivere un romanzo giallo thriller, abbastanza brutto, dilettantesco, ma nel senso peggiore del termine, un assoluto principiante. Allora, guardando se aveva scritto solo quello, ho scoperto che ne ha scritto un altro e si chiama tipo Il libro per i ricchi e costa 600 euro ed è tutto bianco. E tra l'altro è un'idea che lui ha copiato da un altro. Queste cose esistono. Andiamo avanti, scusate. Ecco il problema di Lauro. La concrezione di pazzi con cui la sorte voleva distoglierlo dall'unica attività che lo avrebbe reso libero. Il tasto su cui battere fino a quando la particola di follia che in linea retta alimentava anche lui fosse diventata un nudo anello che non trasmette niente. Lo studio fanatico della medicina a cui si dedicava senza perdere un attimo. Yeah. Quando vi raccontavo delle mie ansie a leggere un libro strega, era per quello, perché io avevo paura di trovarmi davanti un libro del genere. Un libro incomprensibile, sostanzialmente. Esatto, è questo che vuoi dire? Ah, vuoi dire che la giuria dello strega fa vincere libri scritti in maniera incomprensibile? No, che sono talmente dotti che riescono a apprezzare in effetti delle cose che al volgo sono precluse. Tipo questa. Al volgo? Guarda che suona veramente brutta questa cosa. È come se dicessi il popolino ignorante. Ma tu, Lauro, volevo chiederti una cosa. Ho detto esattamente questo. Esatto. Tu lo scriveresti un libro in modo incomprensibile pur di vincere uno strega? Beh, certo. Madonna, così ma poi ci mancherebbe, figurati. Ho parlato di logline? La logline la lasciamo lì. Fatemi vincere per via strega. Esatto. Voglio fare un sacco di soldi. Allora, prossimo. Ogni tanto, tra le rughe che circondavano gli occhi dei presenti, pulsava un fastidio privo di abrasioni. Ve lo giuro, c'è scritto così. Ogni tanto, tra le rughe che circondavano gli occhi dei presenti, pulsava un fastidio privo di abrasioni. Senti, queste frasi me le devi mandare per email, perché me le devo rileggere. Non mi basta rivederle su un video. Manda, perché sennò ne arriva un'altra bellissima. Sei pronto? E poi ho finito, poi c'ho la mia amica e poi c'ho una sorpresina. Gli avevano mandato mail e sms che esprimevano un cordoglio appena sfrigolante. Questa l'accetto, ragazzi, questa l'accetto. Un cordoglio appena sfrigolante. Facciamo finta che vuoi usare una figura retorica e non si sa perché dovresti farlo, ma visto che vuoi far vedere quanto sei dotto, Usiamolo. Che sai che cos'è una figura retorica, decidi che la usi. Ma lo sfrigolante con cordoglio non c'entra una mazza. Ma è un cordoglio che ti tiene sulla piastra, no? Proprio. Appena sfrigolante. Ma come fa un cordoglio? Ma come fa un cordoglio ad essere appena sfrigolante? Questo è da artisti sulla Torre d'Avorio, ve lo dico. Gente che scrive. Quello che ho detto. Vito che lo strega. Va bene così, ragazzi. Ma voi capite come erano gli altri che hanno perso? Cioè, magari erano meglio, non avevano scritto in questo modo, hanno perso. Io mi auguro che sia così. No, Lauro ne ha letti 5 e ha detto che erano belli. Non sono tutti così belli. Premio Strega. Non è che voglio parlare male del Premio Strega in assoluto. Voglio parlare male del Premio Strega quando vincono questi libri qua. Adesso lasciamo perdere. Vi do una piccolezza giusto per rimanere, visto che vi ho fatto un sacco di spuntini del nostro libro. Eravamo rimasti che c'era Lauron che voleva a tutti i costi sfiorare leggermente la mano di Davida di nuovo. La parente. È la parente. Della
parente. Apri la parente e chiudi la parente. siamo ancora in quella scena là, ok? Davida impallidì e, sapendo appena ciò che faceva, tese la mano verso quella di Lauron, aggrappandoglisi disperatamente come se volesse poggiare il suo peso su di lui. Io vorrei che voi faceste lo sforzo immaginativo che vi viene richiesto da questa scena. A parte il fatto che naturalmente il punto di vista è di Lauron, ma qui vediamo dentro la testa di Davida, ma questo è perché era scritto in maniera un po' antiquata. Davida impallidì, lei è lì che si è abbracciata con lui, parlano e a un certo punto lei impallidisce, sapendo appena ciò che faceva, quindi è assolutamente inutile questo inciso. Tese la mano verso quella di Lauron, aggrappandoglisi disperatamente alla mano, come se volesse poggiare il suo peso su di lui. Cioè questa si aggrappa alla mano come una scimmia, è sta attaccata. Mi ricordo quando mio figlio fa i capricci, si aggrappa al braccio, si appende con tutto il peso. Questa è l'unica esperienza che ho di questa situazione. È una parente piccolissima. E vedi che alla fine la mano è saltata fuori, che l'altra volta non c'era. E lui sarà stato contento che ci sia stato un nuovo tocco. Ma poi volevo farvi notare un'altra finezza. Lei tese la mano aggrappandoglisi disperatamente. Tende la mano aggrappandosi, quindi con un unico gesto si aggrappa. Ma mentre si aggrappa, allo stesso tempo si sta appoggiando su di lui con tutto il peso. Come cazzo sono messi sti due, capito? Vabbè. Cioè, c'era quello di piccoli brividi, esatto. Con il dito la tirava su. Bel musetto! Il buon Bob, che tra l'altro, ragazzi... Salutiamo, scrive, ciao Bob! Salutiamo, ciao Bob. Salutiamo. È uno che dà un sacco di buoni consigli, anche molto simpatico. Si sei andato a cena assieme. Guarda che, no, mi scusi, è geloso. Ho scoperto, personaggio, niente male. Andrea, stai tranquillo. Davide è fatto così, li prende e poi li lascia. Li prende, li lascia. Ci gioca lui, sai, li prende ti in giro. Ti meriti ben sono un po' cinico, sapete. Ecco, adesso per finire vi propongo un omaggio che ci ha mandato la nostra amica Elisa. E vi ripropongo, Elisa, molto divertente, su una similitudine interessante, visto che ci piacciono queste cose. His skin was the color of just pressed olive oil. E sotto, beh, vedete l'immagine del just pressed olive oil. Ve la traduco per chi come magari non sapesse l'inglese bene quanto lo so io. La sua pelle era del colore delle olive appena pressate. Ma guardate, è di quel colore? La descrizione di un cadavere, che cos'è? È praticamente verde fluorescente. Sembra il sangue di Predator, praticamente. Esatto. Allora, Elisa, se era sangue di Predator, ce lo fai sapere. Se era normale, ce lo fai sapere. Se è solo che non stava bene e che è diventato verde, allora ti fa ridere. Che spettacolo. Grazie, Elisa. Grazie per gli omaggi. Tutto il mondo e paese. Ne ho ancora. Chi me li ha mandati? Non vi preoccupate, io prima o poi li leggo, li sto tenendo tutti. Molto bene. Allora, tocca a me. Il libro che vi stavo dicendo volevo portare era appunto Save the Cat di Blake Snyder, che si infila benissimo nel discorso della creazione generativa di cui parlavamo prima. Lui è stato uno sceneggiatore americano ormai scomparso, ma la sua filosofia ha avuto modo di ampliarsi. Adesso c'è ancora un sito internet, savethecat.com, che potete andare a vedere, e che ha segnato il passo per le generazioni successive di sceneggiatori. Quindi è un libro che insegna come scrivere la scrittura, ci può essere utile a tutti noi narratori? No, non ho mai detto questo. Qua sto parlando di scrittura per sceneggiatura di film. È ben diverso. Siete anche un po' subdoli voi nel mettermi in bocca parole che io non dico. Allora, no. Allora, film e libro sono due cose differenti. Non lo dico per quelli che ovviamente pensano così, ma è anche vero. Cioè, è vero. Pensate, film, una parola di 4 lettere, libro, lo contate, sono 5. Già lì c'è la prima differenza. E io poi, che pensavo che fossero uguali, almeno da quel profilo. Poi pensate che le sceneggiature dei film alla fine servono per intrattenere lo spettatore, quindi tenerlo al cinema, fargli ringraziare il fatto di aver speso dei soldi per il biglietto, mentre ad esempio i libri, un lettore è abituato a leggere libri brutti e ad annoiarsi dopo 2 pagine, è qualcosa di completamente per settimane tra l'altro, no? Esatto. Poi appunto i libri si alimentano dell'arte stessa, si autoalimentano così, mentre i film sono fatti per prendere su milionate di dollari e sono cose completamente differenti. Quindi, a chi è che consiglio questo bel libro? Mi sono fatto anche la lista. Innanzitutto ai cinefili in generale, che vorrebbero sapere qualcosa di più su come è stato costruito il film da loro preferito, perché è estremamente operativo, ti dà un sacco di dritte e tu sei in grado di ritrovare questi bei suggerimenti replicati in vari film, ok? Ci sono proprio delle strutture che ricorrono e che ti dici, caspita, che bella cosa. Ma sei sicuro che la suggeriresti questa cosa da un cinefilo? Io non lo so. Ma sì, no. Io non lo suggerirebbe un cinefilo, allora, ma la...
la suggerirebbe a un cinofilo. A un cinofilo. Sono 157 pagine che ti leggi in due giorni. Ragazzi, vi dico, a loro lo consiglierei. Poi, eventualmente, se proprio ci sono quegli scrittori che, nonostante il divieto che ho posto io all'inizio di confrontare i due generi, vogliono, pensano che ci sia qualche rapporto tra sceneggiatura e romanzi, vabbè, allora leggetelo se proprio volete. Potrebbe anche essere utile per applicare in modo più pratico gli insegnamenti della Dara Marx. Quindi, eventualmente, prima leggete la Dara Marx e poi leggete questo libro. L'altro motivo per cui io consiglio assolutamente di prendere questo libro è che si incastra perfettamente, cromaticamente, tra i due Mac Key che vedete qua, che sono blu tutti e due, e tu riesci così, con un bel colpo d'occhio, a sapere dove sta uno e dove sta l'altro. Questa è la cosa che mi ha convinto di più, perché io quei due Mac Key ce li ho e quindi mi manca proprio... Sicuro. Scherzi a parte, c'è anche una versione non scritta da Blake Snyder, ma da una sua allieva, che è appunto la scrittura di Save the Cat per romanzi. Io comunque ho letto quella per i film e vi porto quella. Senza farvi perdere tempo, ci sono, come vi dicevo, un sacco di belle ideuzze che saltano fuori da questo manuale di sceneggiatura. Non vi voglio far perdere tempo. La prima è l'uso della lavagna. Da quando non sto lì a raccontarvela, magari avremo possibilità nelle prossime puntate di sviluppare il concetto, ma sostanzialmente... Se dici così poi non vengono più a vedere le prossime puntate. Questa... La si vede? Cos'è? Questa è... È la lavagna, è la sceneggiatura nella lavagna, fatta come prescrive Blake Snyder. Vi cambia la vita. Questa era la prima cosa. I bigliettini. La seconda... Ma c'è scritto sui bigliettini, scusa? Non posso farvelo sapere, sono... No, dai, dicene uno, inventatene uno. Ma gli rubiamo le idee, capito, Lauro, poi. Io devo scrivere un nuovo romanzo, dimmi cosa scrive. Ad esempio, la so, c'è l'apertura, ad esempio, il primo bigliettino, e lui vi dice, tra l'altro, prendete questa lavagna perché vi fa perdere un sacco di tempo nel cercare di andare a prendere le puntine da disegno dei colori diversi, andare a prendere. Mi passano la vita, io è dal... Fai conto che siamo in settembre, sono esattamente 2 mesi che io sto facendo questa lavagna qua, prima di cominciare a scrivere il romanzo. Quindi, immaginate quanto tempo che si perde. Ci stai dicendo che necessitano delle competenze da maniscalco per fare questa... Quando vi verrà la voglia di fare la lavagna, non fatela, perché perderete i giorni ad attaccare e staccare dei post-it. Tu lo sai, ma che quella cosa là la puoi fare anche su Scrivener, cioè Scrivener hai la bacheca col finto sughero, i bigliettini che li scambi, poi ci clicchi sopra e ti apre proprio la pagina in cui scrivi tutto quello che vuoi dentro. Ma voi dovete immaginare, lo appoggio sul calorifero vicino al letto, mi metto lì così prima di andare a letto e lo guardo in pigiama. Mia moglie dal letto mi fa: lo stai facendo? Sto guardando la sceneggiatura, dai, vieni a letto. No, aspetta. Ma sai che rivedo le stesse scene che ho vissuto anch'io quando ho scalettato il mio romanzo, ce l'avevo sulla porta della camera da letto perché non ho spazio, e Monica, la mia compagna, non vi dico quante me ne tirava su, perché diceva: ma buona, hai una porta, una sola c'è, buona, e la riempi di post-it e la sceneggiatura. Perché ce n'è una sola, proprio per quello. È una porta portante, tra l'altro. Esatto. Monica, li preferivi sullo specchio del bagno? Comunque, volevo fare en passant la lavagna, ma vedo che abbiamo già ampliato il concetto. Però non era di questo che volevo parlare, era di un altro strumentino molto utile, che è il soffio della morte, come lo chiama lui. È interessantissimo, secondo me. Allora, ci troviamo in una struttura a bit di un film, ok? Fate conto che il copione del film è di 110 pagine, di solito. Lui raccomanda di farne 110, quindi ti dice esattamente a quale pagina voi dovete inserire un dato elemento strutturale. E alla pagina 75 comincia il All is Lost. Ne aveva parlato anche Titania Blesch, l'aveva buttata lì. È il momento in cui tutto è perduto. Okay? Esperienza di morte. Sì, bravo. E lui dice: c'è un piccolo trucco del mestiere che applico come una spezia a tutti i miei momenti tutto è perduto. Ed è qualcosa che troverete anche in molti altri film di successo. Lo chiamo il soffio della morte. Praticamente, quando in un film trovate qualcuno che muore a pagina 75 o comunque a quella progressione lì, di solito è perché è questo momento qua. Ad esempio, in Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Uh-huh. E lui scrive, non Obi-Wan Kenobi ovviamente, Blake Snyder. Funziona sempre. Che faccia parte della storia o sia puramente simbolico, basterà accennare a qualcosa di morto. Potrebbe essere qualsiasi cosa, un fiore in un vaso, un pesce rosso, la notizia che una zia è passata a miglior vita, fa lo stesso. Il motivo è il momento in cui il vecchio mondo, il vecchio personaggio, il vecchio modo di pensare muoiono e lui è pronto a trasformarsi per l'ultimo atto del film. Uh-huh. Ok? Quindi lui suggerisce di fare questa cosa qua. E io mi sono detto, ma sarà vera? Certo, se vado a vedere un film dove si ammazzano tutti dall'inizio
dall'inizio alla fine, sarà difficile beccare il momento. Proviamo a vedere in alcuni film della mia infanzia o un po' più recenti se questa cosa è vera. Allora, il buon Andrea, armato di penne e quaderno, si è messo a vedere un po' di film, perché volevo vedere, uno, se questo momento qua esiste davvero, soprattutto nei film comici. Mi sono detto, qualcosa che muore a casaccio, impossibile, non ci credo. Due, quanto si discosta da quella pagina 75 del copione, che abbiamo detto sono 110 pagine, quindi allora ho fatto anche delle piccole proporzioni. Minutaggio totale del film sta a minuto in cui io penso che ci sia questo soffio della morte, come le 110 pagine della sceneggiatura stanno alla pagina X che io voglio vedere che pagina è. Bravissimo. Allora, qua adesso avrete un piccolo excursus dei film che sto guardando ultimamente. Oh, signore. Siete pronti? Sì, che emozione. Vento di passioni, 1994, con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Sono le figure di punta, un Brad Pitt che... No, io l'ho visto, ma non me lo ricordo. Fa cadere le mutande. Comunque, Brad scrive al... Brad scrive all'amata in una scena toccante dove lui è perso. Ha perso tutto e non sa come riconquistarlo, ed è lì che giace vicino a una giovane donna nuda. E lui scrive questa lettera dove dice: tutto è morto, sposa qualcun altro. Toccantissimo. Anche a me piacerebbe poter vivere questa esperienza di morte. Comunque, facciamo la proporzione. Succede al minuto 74. Quindi, minuti totali del film 127. Sta a 74, soffio della morte. Come 110, le pagine della sceneggiatura stanno a X. E questo X è la pagina 6409, quindi c'è, a me sembra di averlo trovato, ma è ben distante da quel 75 di 10 pagine, non Bravo. Così distante, ci si avvicina abbastanza. Andiamo avanti con un altro blockbuster, Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, del 1989, okay. E lì mi sono detto, non c'è il soffio della morte, è impossibile, e invece a un certo punto è la formica. Bravo, è la formica, bravissimo, me la ricordo. I ragazzi piccioliti nel giardino vengono minacciati dallo scorpione, l'amica formica arriva, li salva, però viene punta e muore. C'è una scena anche lì toccante dove loro sono tutti attorno alla formica. Bravissimo. Mi ricordavo esattamente che anch'io l'ho rivisto tipo un anno fa e ho detto che cagata, me la ricordavo più divertente. Ma quando ho visto quella scena lì ho detto, ecco, vedi che nell'esperienza di morte qualcosa deve morire. Ecco. Comunque accade al minuto 75 su un film di 89 minuti, corrisponde alla pagina 92 e 70, quindi siamo oltre rispetto a quel 75 che abbiamo visto. Ricordiamoci poi che dal 75 poi comincia un beat che arriva fino a pagina 85, notte oscura dell'anima, da pagina 75 a 85. Andiamo avanti. Allora mi sono detto, no, in questo qua non può esistere. Amore a prima svista del 2001. Bello. Con Jack Black e Gwyneth Paltrow. E questo è incredibile. Qual è il momento del soffio della morte? Jack Black è in un momento di down e lui sta leggendo un libro. La copertina del libro, giuro, guardate le immagini in sovraimpressione, Down by the River Where the Dead Men Go, buttata lì così in bella vista, tu vedi uomini morti scritti così e dici, ah caspita. E avviene al minuto 82 su 106, pagina 8509, quindi quel beat che vi dicevo 75-85, ci siamo avvicinati ancora di più. Ma attenzione, arriviamo all'ultimo, quello che si avvicina più di tutti, tenetevi alle poltrone, rullo di tamburi, perché facendo, quello che si avvicina di più di tutti è Lilo e Stitch del 2002 della Disney. E voi vi dite, in quale punto è? Quando Stitch è quel momento di sconforto, ok, l'animaletto, sul letto c'è la foto della famiglia di Lilo e Lilo gli dice, pioveva ed erano usciti in macchina, e quello che non dice è che dopo non sono più tornati i suoi genitori. Questo avviene al minuto 54 su 80, pagina 74,25. Grandissimo. Grande. Che se cambi un po', quindi, l'interlinea, la becchi in pieno. Se togli i titoli di testa magari riesci a arrivarci. Vedi, però questo mi conferma una cosa che ho sospettato per molto tempo: gli sceneggiatori più attenti sono proprio quelli che fanno le cose per bambini molto spesso. Se voi analizzate una struttura, in quelli dei bambini di solito beccate tutto, e anche più manuali, più teorie tutte insieme, no? I tre atti, Vogler, Dara Marx, li becchi tutti in un cartone solo. Invece in quelli degli adulti sono un pochino più, magari la sceneggiatura era anche giusta, tra l'altro una cosa che ho scoperto col tempo, la sceneggiatura magari era anche giusta, ma poi per esigenze di produzione, gli attori un po' capricciosi magari montaggio, devono allungare certe scene, esatto, certo, montaggio, e va a finire che slitta un po' più là, un po' più qua. Comunque avete visto che le scene effettivamente ci sono, è per questo che vi consiglio di leggerlo questo libro, perché vi fa vedere i film in un altro modo. Non solo ci sono, ma sono anche pericolosamente vicini a quella pagina lì che vi dicevo. Pericolosamente. Attenzione che qualcuno ti potrà accusare di essere
essere un po' troppo ligio alla regola, eh? E quindi cominciare a dire, cominciare a dire cose non le facciamo tutte cose uguali, scriviamo tutte cose uguali, no? E no, prevediamo. Diciamo subito, Lauro è un destrutturalista, lui queste cose non le ha scritte lui vuole vincere il premio Strega, quindi scriverà della roba accia senza struttura, come vi dicevo all'inizio, cioè... film, no romanzi, film, ma destrutturalista è uno scioglilingua. Bravo il nostro Quentin Tarantino della alla letteratura grande. Benissimo, beh, bello, mi è piaciuto questo contenuto, Andrea, bravo, sì, bravo, simpatico. Molto tecnico, mi è adesso molto, anch'io andrò a vedere tutti i momenti di morte se c'è questa citazione, molto spesso l'ho beccata, devo dire la verità, perché mi pare che anche McKee accennasse qualcosa sul fatto che sì, molto spesso qualcosa muore proprio e non dice il protagonista, ma qualcosa. C'è un film che mi ricordo che si chiama La mia ex con i superpoteri, una supereroina che a un certo punto per rabbia con gli occhi laser cuoceva il pesce rosso del protagonista, e secondo me potrebbe essere intorno alla pagina 75, però visto che è un film orribile non credo che lo riguarderò. Se qualcuno di voi lo sta guardando me lo dica pure. Bravi ragazzi, grazie a tutti. Allora noi ci rivediamo la prossima volta, e mi raccomando ragazzi, anche quest'anno leggete responsabilmente, ma soprattutto scrivete responsabilmente. Ciao ciao, ciao ragazzi.